Signore e signori, è finalmente arrivato il momento di tirare fuori il pesce. Chiogre, sto ovviamente intendendo Chiogre, anche oggi ci restano domani. Bentornati a un nuovo episodio della nostra serie dei team monoregionali pseudo competitivi. L'idea per il team è stata questa. Uno dei migliori amici di Chiogre è sempre stato Tornadus, vento in coda prioritario, Zampillo e arrivederci e grazie. Noi però Tornadus in terza generazione non possiamo farlo, allora c'è un qualche altro Pokémon che a burla e vento in coda? Certo che c'è! E Illumise. Sì, sto facendo veramente un video con la lucciola, se c'è anche... Cioè anche lo dico, sì. Detto questo, lì in alto c'è il team, se come me volete farvi del gran male e utilizzare questa squadra, se così la si può chiamare, in Battle Spot, mentre qui in descrizione trovate il paste del team per poterlo giocare su Showdown. Detto questo, non perdiamo altro tempo, vediamo il pesce e la lucciola cosa combinano nel mare del Battle Spot. Mentre facciamo la team preview e mentre cerco di non guardare il team dell'avversario, vi ricordo che sul canale trovate anche già l'episodio relativo alla prima, alla seconda e all'altro episodio di terza generazione. Facciamo che non dico niente, va bene? Allora, Sableye e Chiogre, Illumise e Ludicolo. Proviamo Ludicolo. Perché Latios purtroppo abbiamo trovato Articuno Galar e Moltres Galar. Io penso che parta tipo Zacian Whimsicott, una cosa del genere. Whimsicott Polpo. Ok. Allora, io posso fare Settero Erba, il problema è che lui dietro avrà almeno uno di due Pokémon volanti. Perché dietro avrà Zacian di sicuro e poi un volante. O io potrei anche fare... Guarda, potrei anche far così. Mi prendo un turno di riflessione con Chiogre, proteggerò, faccio fuoco fatuo su Ogerpon e proteggo. Il problema è che forse Whimsicott mi farà ripeti, però ha schermo luce. Forse non ha ripeti. Io però per non saper né leggere né scrivere... era l'altro Grimmsnarl che aveva ripeti. Qui sarebbe stato bellissimo avercelo. Allora, danneggichiamo Ogerpon. E qui sarebbe stato bello Latios in realtà. Facciamo così, spintone e geloraggio. Spero che non abbia ripeti. O non ce l'ha o non l'ha fatto, in ogni caso. Tifone Whimsicott ho trovato. Tifone Whimsicott. Ok, non ha preso un... Ce l'ha lui, ripeto. Vabbè, ci ha ancorato su geloraggio che... Va bene. A questo punto... potremmo fare dentro Illumise, Sableye magari lo ritiriamo fuori quando arriva Zacian,
e siamo costretti a fare geloraggio. Però tiriamo. Tiriamo. E lo facciamo. Proviamo a farlo su Imsicott. Puntano i fiorellini sulla testa del nostro Kyogre. Tailwind, va bene, la pareggeremo anche noi al prossimo turno. Taunt su Illumise, terribile. Ma che set ha questo Ogerpon? Ah già, noi abbiamo tirato erba davanti al tifone Whimsicott. È vero. Allora, niente, Sableye è già ora che lo togliamo. Illumise, scusate, è già ora che lo togliamo. Mettiamo dentro il ludicolo. E qui siamo sempre ancorati su geloraggio. Io direi che fra tutti, forse in questo momento, Whimsicott Tifone è la cosa che mi spaventa un po' di più, perché più che per il danno in sé che abbiamo visto su Sableye ci ha fatto veramente poco, possibilità di confonderci e sapete benissimo come va a finire tutta la faccenda. Oh mamma, ci ha fatto un casino. La Vadiliane, tutto qua, auguri. Lui è Life Orb, quindi non ha neanche la maschera da tirarsi. O lui terra senza maschera, non mi ricordo più. Benissimo, abbiamo adesso un Ogerpon. Ogerpon non possiamo lasciarlo lì in eterno perché ha ripeti. Noi siamo ancora ancorati sul geloraggio. Eccolo Zacian. Abbiamo un fake out però noi adesso. Però abbiamo anche l'ultimo turno di pioggia. Allora, a questo punto è lecito aspettarsi che lui, insomma, lo vedrà che c'è un fake out ludicolo davanti a lui, no? Oddio, che per come ha giocato, non lo so. Noi possiamo fare fake out. Qui. E togliamo Kyogre e dentro. Non ho cliccato abbastanza in tempo. Quindi niente. Kyogre farà una mossa a caso. Suicune. Quindi non ha portato i suoi volanti dietro. Zacian tentenna e noi abbiamo fatto geloraggio su Suicune. Freeze! No. Ora siamo in una brutta situazione perché abbiamo tenuto dentro Kyogre perché non sono stato abbastanza svelto. Finisce l'ice screen. Allora noi possiamo fare... lui ha la Tailwind ancora. L'ultimo turno, sì. O potrebbe anche rimetterla su Suicune in realtà. Farei un Ice Wind sempre che riusciamo ad arrivare interi in fondo e dentro il Lumise. Probabilmente si prenderà una spada di Zacian nei denti, ma noi no, la fa su Ludicolo. No, la fa su Lumise. Va bene. Illumise, è stato bello, è divertente. Arrivederci. Ok, pareggia il vento gelato. Ci critta per non farci mancare niente.
Adesso noi possiamo allora, Tailwind non soffia più. Noi potremmo fare dentro Kyogre. Allora, fatemi pensare un attimino. Allora, adesso facciamo così. Tiriamo dentro Sableye, Protect. Così prossimo turno ci abbiamo Fake Out e mossa. Il problema è tirare giù Suicune adesso. Esce Zacian, rientra Oddepon. L'ha fatto per pulirsi dal meno uno in spin. Allora, a questo punto noi possiamo fare pensare un po'. Ripicca di su Suicune, secondo me fa poco e niente. Lui fra l'altro di vento gelato un pochino ci toglie su Kyogre. Proviamo ripicca e primo pulsar. Tanto Oggerpon dovrebbe proteggere, Suicune Protect. Ripeti, sulla nostra Protect, è vero, sono devo fare Quash. Prendo doppia Protect. Vabbè. Quell'Oggerpon super fastidioso, ragazzi. Allora niente, noi facciamo ripicca qui, a questo punto. Lui che mosse aveva? Ripeti, taunt, adesso ci taunt è un problema, eh? Merda. Però dobbiamo togliere Kyogre, Kyogre qui è super inutile. Taunt a Sableye non potremmo più fare Will-O-Wisp su Zacian, Quash, non potremmo fare più niente. Clavone su Sableye. Ah, lui muore di Life Orb. Quindi non ci ha tauntato, non ci ha tauntato, ragazzi! Non ci ha tauntato! Allora, purtroppo ci ha droppato di velocità ludicolo. Però fammi pensare, potremmo già essere più veloci di Zacian comunque? Perché noi siamo Modest Max Speed. Non lo so, in ogni caso lui secondo me dovrebbe proteggere Zacian, perché adesso gli arriva un fuoco fatuo addosso. E noi qui facciamo Giga Assorbimento. Proviamo a recuperare un po' di ps. Ma perché non hai protetto Zacian? Ma ti faccio Fake Out. O Will-O-Wisp, che è anche peggio. Adesso come fai? Ecco, noi resistiamo, fantastico. Bel danno su Suicune. Bel danno che ci farà reggere a questo punto anche il seguente Ice Wind. Benissimo. Allora,
Ora ludicolo è sicuramente più... vabbè, già eravamo più lenti di Zacian. Il Suicuna Protect, vi ricordo. E potrebbe anche farla adesso, perché altrimenti io lo devasto. Io provo così. Facciamo Quash su Zacian, idropompa. Ci sentiamo forti da non missare un'idropompa? Ci sentiamo fortunati? Ti prego, ludicolo, facci il miracolo. Suicune non ha protetto. Va bene. Idropompa che entra e... Attenzione, Zacian va giù. Icy Wind, niente, la sua mossa preferita. Sableye ci saluta e smette di piovere, ma noi comunque adesso ritorna Kyogre e quindi tornerà a piovere. Adesso c'è un... Dunque, noi con Kyogre, che comunque siamo anche qui modest max speed, dovremmo essere più veloci di Suicune. Non so se mi conviene fare Zampillo, perché comunque abbiamo un 50%, però non voglio giocarmi il miss. Se missiamo è un gran problema. È comunque uno Zampillo single target, quindi... E poi proviamo Gigasoul. Lui protegge. Va bene. Per recuperare un pochino di più di avanzi. Giusto, ci sta, ma io non potevo fare cose diverse. E rifacciamo la stessa giocata. Zampillo arriva prima del vento gelato di su. Quanto danno! Perché è un crit, ragazzi. Ogni tanto crittiamo anche noi. E Ludicolo è comunque più veloce di Suicune. Un altro crit molto utile, devo dire. Questo ultimo è stato quello che ci ha fatto vincere la partita. Bene. 1-0 per Ludicolo, che ci saluta morendo di Life Orb. Va bene. Ok. Non senza difficoltà la prima partita ce la siamo portata a casa. Oh mamma mia. Allora, abbiamo un bel... È un mirror totale, ragazzi, perché abbiamo Kyogre contro Kyogre, Latios contro Latias. Meraviglioso. Però lui ha Vaporeon, che con Assorbacqua. Cercate di non ridere. Allora, lui ha Gardevoir e... per Latios. L'anti-team, ragazzi. Devo portare veramente Registeel. Ma contro Kyogre cosa fa Registeel? Ah, niente. Faremo il Lumise Ludicolo. Non ridete, ragazzi. Vi chiedo cortesemente di non ridere. No, dai, facciamo i seri. Facciamo Kyogre e Sableye. Oh mamma mia. Vediamo. Whimsicott Vaporeon. Lumise Ludicolo. Ok. Buonina lead. Io direi che possiamo fare un... Possiamo anche fare Tailwind Giga Drain su Vaporeon. Perché no? Oppure per cercare di fare un turno in più di Tailwind possiamo fare Fake Tears Giga Drain. Fake Tears prima di Whimsicott, quindi Whimsicott ha attaccato? No, ha fatto Tailwind ma è più lento del nostro
Calm Mind. Male. Quindi Whimsicott più lento del nostro Illumise, quindi potremmo anche ancorarlo. O però, il danno su Vaporeon a più uno è importante. L'unica cosa è che siamo più lenti, ma... Ah, perché non siamo in Tailwind. Ma fa lo stesso. Facciamo ripeti e io faccio un altro Giga Drain, ragazzi. Cosa mi impedisce di farlo? Whimsicott se ne va. Si eviterà il nostro ripeti. Entra Zarena. Ok, quindi le nostre mosse in priorità ce le scordiamo. Staffetta. Vaporeon passa la staffetta a Kyogre. Che però si prende un Giga Drain. No, è a Whimsicott. Vabbè. A questo punto vi dirò che lui non sta sfruttando granché la Tailwind. Come vedete abbiamo Kyogre e Sableye. Se perdiamo Ludicolo, tirare giù Kyogre sarà impossibile. Proviamo a fare Tailwind, pareggiamo e iniziamo a fare vento gelato per danneggiare Zarena. O è comunque più forte idropompa. Questo è un 110 stab in 165 ridotto 80. No, è più forte, forse era più forte idropompa, ma facciamo vento gelato uguale, dai. Tailwind, che possiamo farla anche se c'è Zarena, perché comunque è un qualcosa che succede dal nostro lato del campo. Retromarcia ci fa malissimo. Ed entra Kyogre. No, sempre vapore. Rimonta. Allora, per la verità in questo caso vento gelato non è stato male. Allora, adesso possiamo... Perché lui ha ultimo turno di Tailwind. Invece ne abbiamo ancora tre. Io farei entomoblocco. Tirerei via Ludicolo. E se fa un altro attacco muore. E qui ora come ora è inutile. Permettere. Mettiamo il nostro Kyogre. Anche se poi entrerà Zarena, non importa. In realtà per quelli che ha portato Latios era super, ma... Vaporeon non è morto. Vaporeon è rimasto lì. Idrovampata su Kyogre. Vabbè. Burnami, già che ci sei. No. Okay. Allora, lui non ha più Tailwind e non può più rimetterla. Ah, Zarena. Ok. Allora, in realtà, senti, se io faccio... Proviamo a fare se faccio entomoblocco, Vaporeon ci saluta. Vi sarei per farlo. E geloraggio, teriamo oppure no? Sì, teriamo. Anche se lui mi fa retromarcia, che ci leva tanto, però siamo più veloci. Dipende se ha V Zarena. Se ha V ci regge. Fiorellini sulla testa di Kyogre. Dal danno che ha preso di entomoblocco non mi sembra V. Non mi sembra V.
Vediamo geloraggio. Se fa la kill, siamo messi molto bene. Fa la kill e quindi siamo messi molto bene, ragazzi. Perché a lui è rimasto Kyogre. Il Kyogre è brutto, nel senso che rosa così non ti si può vedere. Allora abbiamo Tailwind noi adesso, ancora ultimo turno, sì. E posso fare Fake Tears. Zampillo. Zampillo è la cosa in assoluto che gli le dà di più. Però lui forfetterà adesso, esatto. Ok, ragazzi, la lucciola e il pesce si sono portati a casa la partita. Siamo alla conclusione, abbiamo seminato il panico con il nostro pesce e con il nostro Kyogre. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto. E vi ricordo che sul canale sono presenti già il primo episodio sulla regione di Kanto, il secondo sulla regione di Johto e l'altro episodio con Groudon, sempre qui in terza gen. Noi ci vediamo prossimamente con la regione di Sinnoh. Ciao!